Mister Del Piano, per commentare la partita pareggiata dalla Pro Sesto in casa del Cuneo. Allora mister, siete venuti al Paschiero pronti a cercare di fare il colpaccio non è arrivato, ma credo che abbiate disputato una buona partita. Avete provato anche a gara in corso la carta di Renzo, non è bastata, è uno 0-0 che vi rende soddisfatti o meno? Sì, perché oggettivamente mi sembrava il risultato più giusto, è stata una partita combattuta, le due squadre si sono affrontate con coraggio, ma con chiaramente poca voglia di fare regali. E ci sono stati degli episodi da ambo le parti, però devo dire che comunque era una partita complessa, difficile, noi avevamo Di Renzo fuori, Baldo fuori, Di Renzo è entrato ma non si è preso dei rischi, tutta la settimana che non si allena, quindi non era in grandi condizioni. Abbiamo giocato comunque con 5 quote, abbiamo finito con 6 quote, quindi devo dire che sono contento dell'impegno, della determinazione e anche del risultato, perché comunque l'importante era non far scappare il Cuneo e provare, ci sono ancora 7 partite, e vedere se siamo, se saremo noi quella che può dare fastidio al Cuneo, perché in questo momento il Cuneo è la squadra che è in vetta. Secondo lei il Cuneo è una delle squadre che può vincere il campionato? Senza dubbio sì, è una squadra equilibrata, una squadra che ha dei giocatori sicuramente molto bravi, ha un allenatore che è stato anche il mio allenatore, allenatore è stato, no? Nelle giovanili della Juventus, quindi un grande maestro oltre che una persona straordinaria. E il Cuneo ha tutti i mezzi per provare a vincere e ha una posizione che merita. Noi cerchiamo di... Vuoi una bella rimonta di fatto? Sì, sì, devo dire che abbiamo affrontato tante di difficoltà, ma vogliamo provare a giocarcela fino alla fine, finché avremo l'opportunità, che la matematica non dirà che siamo fuori dai giochi, noi ci proveremo con coraggio, con grande umiltà e vediamo. Mister, il gruppo di testa si ricompatta, adesso c'è anche l'Imbaruno in corsa, tra tutte queste squadre cosa serve per spuntarla alla fine? 7 giornate dal termine. Chi probabilmente arriva con la testa un po' più libera, nel senso che attualmente, anche quello che dicevano i ragazzi qui prima di me, bisogna vincere il più possibile. È chiaro che l'equilibrio è sottile tra il vincerle e perderle o pareggiarle, ma bisogna fare il possibile per vincere, perché chiaramente per noi, perlomeno che siamo sotto il Cuneo 4 punti, dobbiamo comunque risalire 4 gradini. Però è un campionato che ha dimostrato che probabilmente fino alla fine sarà difficile per tutti, e quindi 7 partite ce le giochiamo, ci siamo regalati questa opportunità e quindi cercheremo di fare la nostra. Grazie.